anzi reato, la resistenza all'occupazione non è un reato. Palestina terra mia, Palestina terra mia, Palestina terra mia, Palestina terra mia. Una resistenza a denunciare l'usurpazione dello Stato sionista, che non contento continua a strappare terre ai palestinesi con le colonie, con le confische dei territori, dei campi di ulivo, di acqua, rendendo impossibile la vita al popolo palestinese nella sua terra, e da ultimo con l'attacco alla spianata delle moschee, con i lacrimogeni all'interno delle moschee, col voler trasformare quel luogo, che è un luogo importante per i palestinesi, in un luogo vitto, in un luogo ebraico. Può dire qual è la condizione dei palestinesi che vivono laggiù? Che alla striscia di Gaza vivono sotto occupazione e sotto embargo quasi 9 anni, 10 anni, una striscia che conta poco chilometri, quindi la condizione è veramente drammatica, molto drammatica, e il confine sono molto chiusi, anche dalla parte dell'Egitto non c'è un sbocco per questi abitanti della striscia di Gaza, il popolo palestinese di Gaza. Quello che accade in queste ultime settimane in Palestina non nasce dal nulla, ma nasce da 70 anni di occupazione. Ecco, per questo noi crediamo che sia importante denunciare l'occupazione della Palestina da parte del sionismo e nello stesso tempo portare solidarietà ai palestinesi che dopo tanti anni continuano a subire la loro aggressione. Il presidente dell'Israele ha chiamato il suo popolo a uscire con le armi, dice che tutto quello che si fa è per difesa. Qual è la verità, appunto, da dove è nata questa ultima intifada? A parte che il popolo israeliano comunque è stato sempre armato, tutto il popolo israeliano è armato, quindi questa è una scusa per fare un massacro totale al popolo palestinese, al nostro popolo. Il nostro popolo ha il diritto di difendersi, perché questa è un'occupazione, questa è la terra, sa Netanyahu, come sa lo Stato israeliano occupanti, che questa è una terra palestinese, appartiene al popolo palestinese, solo al popolo palestinese. È triste ed è un peso per il cuore di tutti noi ciclicamente ritrovarci quando esplode la violenza sionista, e contro quella violenza il popolo palestinese continua a reagire instancabile anno dopo anno, giorno dopo giorno, ora dopo ora, mentre si cerca di praticare contro di lui una vera e propria pulizia etnica, una vera e propria soluzione finale. Il sionismo è un'ideologia razzista, un'ideologia violenta, è un'ideologia in tutto e per tutto equiparabile al fascismo. Dobbiamo continuare la lotta con il popolo palestinese, perché questa lotta è emblematica delle lotte di tutti i popoli del mondo per la libertà, per la giustizia, per la dignità, per la sopravvivenza, porta in sé il senso profondo dell'internazionalismo e dell'anticapitalismo. Hai detto sionismo e razzismo, perché è razzismo? Perché è un'ideologia che si fonda su un principio di purezza etnica comunitaria posta alla base della fondazione di un'entità statale. Se può esistere uno Stato ebraico, è evidente che dentro quello Stato non c'è spazio per elementi non ebraici, e quindi noi dobbiamo lottare per una Palestina, per un Medio Oriente in cui ebrei e arabi, cittadini di tutte le razze, di tutti i colori, di tutte le estrazioni, possano vivere pacificamente uno a fianco all'altro. Ora e sempre resistenza! Ora e sempre resistenza!